Incredibile, non abbiamo mai avuto un'intervista così forte. Va Che bene, io sono pronto a iniziare. Stiamo registrando. Ciao, sono Ehi, hey, Debolero. questa è la mazzistone. Ok, ce l'ho. Aspetta, non ho preso bene il piano. È un momento importante. Ci sono. Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast torna la coppia di poliziotti più fuori di testa degli anni 90 in Bad Boys for Life e l'assenza di Michael Bay alla regia ha sortito effetti da non sottovalutare. Arriva al cinema dopo 17 anni il vero capolavoro di Bong Joon-ho, Memorie di un assassino, e il nostro Enrico Tribuzio intervista l'attore Maurizio Lombardi, reduce da Pinocchio, The New Pope and the Nest, una chiacchierata assolutamente da non perdere. Questo e altro, ho compresa la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, serviti con amore, passione e senza spoiler dalla redazione di cinefax.it. Qui vi parla Paolo Cellamare, in studio con ben tre agguerriti colleghi, il fondatore, direttore editoriale, anima e pilastro di Cinefax, colui che vorrebbe che il coronavirus avesse sul mondo effetti un po' più cinematografici, l'inossidabile Teo Yusufian. Buonasera a tutti. Un po' deludente, no, finora. Sì, diciamo che anzi, sta rompendo i coglioni anche dal lato Sì, però guarda cinematografico, fuori dalla questo finestra. Covid-19. Nessun elicottero, No, non c'è nessun'auto la in SWAT, fiamme. Sì, non, no, cioè. esatto, non c'è gente. Oddio, però la roba dei supermercati, guarda che qualcosina di cinematografico ce lo potevo Sì, avere. possiamo fare di meglio, però, dai. Il redattore più compito e più delicato, colui che abbina i vini dei primi e i libri. Ah, il secondo, colui che non è cinefilo così. È cinefilo così! Con la barba di Gandalf e gli occhiali di Bruce Lee, il temerario Enrico Ragazzi, sono veramente euforico. Così euforico. Sì, perché oggi, vabbè, io ve lo dico, c'è una sorpresa, ma tanto ho già spoilerato tutto. Allora perché devo creare hype? Però voglio La specificare. sorpresa è cosa ti sei fatto dire. Esatto, la sorpresa è cosa mi sono fatto soprattutto. Ma no, volevo specificare, quello che ha fatto l'intervista non sono io, ma è l'Enrico Tribuzio del passato. È Perché vero. sono due persone diverse, Quindi in attenzione. questa puntata abbiamo doppio Enrico Tribuzio. Esatto, quindi vediamo come va a Sono finire. molto contento. Attacco. Accanto a te, un ospite sempre gradito del podcast, l'uomo dall'occhio tagliente e dalla calma imperturbabile, fotografo, esploratore e viveur, o anche un po' voyeur, colui che mangia, beve e respira cinema, Pietro Baroni. Eccoci, ma Sei più viveur o più voyeur? Beh, ti ricordo che una delle prime volte che sono venuto ho parlato del documentario su Valentina Nappi, ti ricordi? È vero, È è vero, verissimo sta cosa. Con Valentina Nappi in quindi un po' sala. voyeur, un po' viveur, ho Esatto. visto, Tra ho visto. l'altro, la gente non lo sa, ma tu quando hai parlato del documentario con Valentina Nappi, Valentina Nappi era ospite del podcast, però ci aveva chiesto di non partecipare. Ah, Quindi no. era qui Io mi e dissocio, basta. qualsiasi cosa tu dirai mi No, no, dissocio. no, basta, niente, è finita qua. Ah, non Fine. pensavo che Tra Enrico l'altro, no, 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 fosse c'era uno che volgare tanto. la Nappi ospite. Ti ha cambiato la presentazione, e forse anche peggio di quella vecchia. Assolutamente. Ho fatto del mio peggio. Poi, allora, vorrei comunicare agli ascoltatori, prima che iniziamo la puntata e che possa succedere qualsiasi cosa, che questa è la puntata più alcolica del podcast ad oggi, in quanto abbiamo iniziato con shottini vari, tra rum e whisky. No, Whisky senza mescolare, però. C'è ottimo. chi ha scelto whisky, come Pietro e un altro dei due presenti, c'è chi ha scelto rum. Ma non vi dirò chi ha scelto cosa, lo Va sveleremo alla fine bene. della puntata. Voi Oh, fate le bella vostre questa cosa, supposizioni ok. perché il tipo di alcol influenza il tipo di personalità. Una Questa volta che avrete fatto le vostre supposizioni, a fine puntata sapremo se erano giuste le supposte. Tra l'altro dovete sapere che Paolo ci offre questi drink con un pezzo di ghiaccio, non ghiaccio, pezzo di metallo freddo. freddo, così non hanno acqua il drink. Esatto, meglio di così. Sembra una testa di Terminator. È un pezzo di Terminator, esatto. Bellissimo. Non vogliamo sapere quale, soprattutto dalla forma. Vogliamo parlare di cinema e di serie TV o vogliamo parlare di nonsense? Questa è la domanda. Ma non lo so, è una bella lotta, ti direi. Secondo me vogliamo parlare di nonsense, Ah, oh, ma ci sì. forzeremo a parlare di cinema. E Va bene. come meglio iniziare a parlare di cinema se non dal nostro sponsor
Infinity, il servizio streaming perfetto per i cinefili. Perché perfetto per i cinefili? Perché c'è un catalogo di migliaia di film e serie TV che sono disponibili sempre su tutti i device, quindi in qualsiasi momento della vostra giornata ci sarà il film che fa per voi. E ogni settimana in regalo c'è anche un film premiere, che è una delle ultime novità in anteprima per 7 giorni. Questa settimana, dal 28 febbraio per 7 giorni, ci sarà Shazam. Mitico Shazam, molto divertente, molto fresco e frizzantello, sarà lì per voi a disposizione. Tra l'altro, ma... ricordiamo che Shazam è doppiato dal nostro carissimo Maurizio Merluzzo. Maurizio Merluzzo, che ogni settimana vi dice: questo podcast è stato esattamente da... c'è lui in coda, e che tra l'altro mi ha rilasciato una bellissima intervista che potete trovare sul sito. Proprio in merito a Shazam, e non cui, solo. E di cui abbiamo fatto anche uno spoiler special un po' di mesi fa proprio con lui, quindi potete recuperare anche quello tra i nostri podcast scorrendo un pochino sulla vostra app di preferenza. Ma ogni settimana in cui Infinity ci fa, diciamo, questa grande omaggio di sponsorizzare il podcast, noi parliamo di un cinema, di un film dal suo catalogo, e questa settimana, casualmente pescato... Ma assolutamente non... così, ma proprio per... Nessuna... Guarda, è una coincidenza. Sì, cioè... una coincidenza straordinaria, è stato scelto da Teo il film di Steven Soderbergh, Contagion. Esattamente, film del 2011 che fu presentato alla mostra di arte internazionale, mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia. Se no poi Pietro mi sgrida. Come Zeli. Io sono zelante con gli altri, devo esserlo, soprattutto con me stesso. Con un cast incredibile, perché mi ricordo che c'è dentro Kate Winslet, Jude Law, Laurence Fishburne, Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard, i più famosi, e anche altra gentucola, e anche Pierino, medico della Saub, quello sì, ma si vede proprio come comparsa in un attimo. E scelto assolutamente così, casuale, non per è stata dettata dall'attualità. Che attualità? Per niente. Comunque il film, io me lo sono rivisto poche sere fa proprio su Infinity, e confermo l'impressione che avevo avuto ai tempi quando lo vidi in sala. Io non l'ho mai visto, te lo dico. Ah, attenzione, non l'hai mai visto. Diciamo che è una sorta, è un film catastrofico, fondamentalmente si può inserire in quel genere lì, perché comunque c'è questo virus letale che viene trasportato da un paziente zero, che però non ti spoilererò chi è. Okay. Ma letale, che tipo ti viene l'influenza per una settimana? No, letale che crepi veramente in poche ore. Ah, non è realistico. Perché? A cosa ti riferisci? No, niente. Ah, niente, vedi? Non ti devo parlare. Paziente zero di Codogno. Dov'è Codogno? Non conosco. Non conosco questo paese. In Wisconsin. Non lo so. Ah, Codogno, Wisconsin. Bravo. Comunque la cosa assurda è che noi stiamo registrando questa puntata del podcast e in qualunque momento fuori da quella finestra potrebbe... succedere qualcosa. Non vi sentite un po' come nel Decamerone di Boccaccio? Esattamente. Ora, io non ho visto il film, ma la trama potrebbe essere che sono tipo 4 persone in una stanza e stanno registrando un podcast e uno di loro è infetto. E voi dovete capire chi è. Adesso, per rendere la cosa più frizzantina, secondo me, noi a un certo punto, a metà podcast, potremmo scambiarci i microfoni. E vedere poi cosa succede nei prossimi giorni. O anche giorni. Le lingue. No, brutte idee che hai. Cosa ti succede? Sai che c'è la maglia di whisky, però. Ah, ecco. È whisky. E no, dicevo, comunque, thriller, comunque film catastrofico, perché muore un botto di gente. Fa anche in tempo nel 2011, ma fa comunque anche in tempo a inserire il personaggio di Jude Law, che è un blogger di quelli mezzi complottisti che crede di avere la soluzione, quindi c'è anche questa cosa, oltre ovviamente ai personaggi dei medici, dei ricercatori, delle vittime, delle persone comuni che vanno nel panico. E molto cadenzato, gran bel ritmo, non è questo il film che ti cambia la vita, secondo me, però ti mette una bella ansia, soprattutto se hai la bella idea di vederlo quando così magari succede qualcosa nel mondo che potrebbe farti pensare tipo che stai vivendo, ma non lo so, così dico a caso. Tra l'altro Infinity aveva previsto tutto, che aveva messo già Mediterraneo sotto i ghiacci per preparare le puntate precedenti. Comunque, allora io voglio recuperare il Contagion perché mi sento dell'umore giusto. Come faccio? Vi iscrivo a Infinity usando il codice sconto Cinefax, così ho 2 mesi gratis.
che potrebbero essere anche tutto quello che mi fa. In effetti, diciamo, non è un buon periodo per regalare cose, cioè, abbonamento a vita. Quindi ricordatevi, 3 mesi gratis, scusate, il codice sconto Cinefax su Infinity. E se poi dovreste essere sfortunati e sopravvivere, potete poi continuare oppure disiscrivervi quando vi pare. Se poi doveste, se dovreste. Paolo, sono i primi sintomi, ti faccio il tampone. Allora ragazzi, quando tampone, sentite, Paolo, quando sentite questo suono vuol dire che qualcuno di noi sta bevendo. Va bene, questa puntata so già cosa potrebbe succedere questa puntata, no, ma ricordatevi che comunque vadano le cose, siamo sempre tutti una grande family. Assolutamente. E beviamo Corona. Va bene, sembra, vabbè. Madonna santa. È pubblicità occulta, ma a che cosa però? A Fabrizio. Al virus o a Fabrizio, quello che abita in Moscova. Ma va bene, lui è peggio. Sì, lui assolutamente. Allora, da 20 anni che è un virus quell'uomo. Abbiamo una scaletta molto ricca di, no, il latino, sì, di cose belle. E vorrei iniziare, tanto per cambiare, con le domandona. Ah. Le domandona, ok, perfetto. Io ne approfitto subito per dire, dando tanto fastidio a coloro che agli omuncoli e donnuncoli che ci ascoltano solo con le orecchie nel podcast. No, non hai capito una cosa, Teo. Quelli che ascoltano nel podcast sono dei gran signori e delle gran signore, sono quelli di Instagram. Ah, sono loro gli omuncoli. Vabbè, sì. Allora io volevo dare un grande incoraggiamento a Virgil Leon, che domani ha un esame. Ma domani sarà troppo tardi. Esatto, sarei già cacciato. un po' come lui dei 2 mesi. È un omuncolo o una donnuncola? È un... oddio, Virgil Leon. Ma ci aveva fatto anche una domandona. Vabbè, tanto l'ho bocciato uguale. Andiamo avanti. Allora. Ma tra l'altro, scusa, ma non sono chiuse le università? È vero, è tutta una menzogna. Ma vabbè, ma non è che sono chiuse in tutto il mondo, in tutta Italia le università, ragazzi. Cioè, il podcast lo sentono in tutto il mondo. È international, quindi. Ma credo, cioè, non penso che ci ascoltino Lodi e provincia solo. No, cioè, insomma, vabbè. Paolo, Vado con le domande? Allora, non lo so, domanda, vedi tu. Numero uno, che film vorreste vedere prima di morire? Questa puntata è un po'... Ricordati che devi morire. Ce la fa Elena Nassi 93. Elena Nassi 93. Direttamente che è... dalla zona rossa? No, però è una partecipante al concorso Oscar 2020. Me la ricordo perché... Vincitrice? Mi ricordo quasi tutti i circa 500 partecipanti, perché contando i voti ho rivisto gli stessi nomi per parecchie volte, quindi... Se adesso uno di loro scrive, io so che è uno dei partecipanti. No. E allora non conta. Ma come no, dai. No, hanno vinto Lorenzo Giuliano e Alessio Minorenti. Un applauso a Lorenzo Giuliano, un applauso a... come si chiama l'altro? Alessio Minorenti. Alessio Minorente. Minorenti. Minorenti. Ok. Grazie ragazzi. Bene. Mi fa piacere che abbiate partecipato, mi fa piacere che abbiate vinto, ma la domanda è quella di Elena. Ma sei falso. E mi fa molto piacere, ragione Enrico, molto piacere. Che film vorresti vedere prima di morire? Io ho un film. Ma tipo che ti dà il colpo di grazia, sì, o che ti sorprende sollievo? Moggi, un eroe italiano. Secondo me prima o poi lo faranno. È un film che non esiste ancora. Non ancora. Io però avevo scommesso dei soldi sul fatto che sarebbe stata la prima produzione Mediaset Netflix. E invece non è così, come sveleremo più tardi. Anche se. Vabbè, se? Non lo so. Tutti ballano tranne te. Hai avuto Paolo, No, Paolo, grazie. Però sai che cosa mi ricorda questo tintinnio? I campanellini dei lebbrosi. Quando... Ciao, tintinnio di Manetta. Sempre per restare in tema, insomma. No, io invece vorrei dire che l'ultimo film che vorrei vedere prima di morire è A Hundred Years, quello di Robert Rodriguez con John Malkovich. Ma non potrai vederlo? No, perché cioè, dovessi vederlo vuol dire che sono vissuto fino al 2116. Però c'è anche quello di Richard Linklater che dura produzione di 20 anni, no? Boyhood. No, ce ne sta facendo un altro. Ne sta facendo un altro, è vero. 20 anni, 25, non mi ricordo. Non lo so. Però Linklater è da apprezzare per queste scelte completamente. Cioè, praticamente fuori ci sono, sta girando. Scusami, ma lui è Linklater, non è Linknow. No, questa vorrei un applauso mondiale proprio. Questa è veramente bellissima, Paolo. Io vorrei che il Signore mi prendesse in questo momento. Tra l'altro, allora, il film che sta girando, ci saranno degli attori che non sono ancora nati. No, non è detto.
magari sì, è un film pro life. Pietro, sì, perché... Pietro, qual è il tuo film? Mi ha fregato Teo, anch'io pensavo a quello di Rodriguez. Dai, vabbè, vediamolo insieme. Vediamo insieme. Ma sì. Ma no, secondo me è solo uno di voi due. Cioè, con quindi... l'umanità, non okay. Vorrei di niente, ma l'umanità secondo me si estingue prima, dei 2100 sì. Anche secondo me. Tra l'altro abbiamo la stessa età io, Pietro, quindi ci arriveremo esatto, proprio sì. Belli precisi. Si estingue prima e non per il coronavirus. Esatto, per altri motivi. Vabbè, comunque, io non lo so, un film bello, di quelli che quando finisci di vederlo ti mettono in pace con... col mondo e con l'umanità, che dici, ah, questo era un bel film, avrei voglia di vederne un altro. Terminator Dark Fate, Paolo. Il Terminator 2. Ah, ecco, meno male. Però se dovesse essere Dark Fate, destino scuro. Six Underground. Mamma mia. Ecco, non Six Underground. Anche perché il titolo in realtà esatto. È quello dove vorresti essere tu, dopo aver visto il film. O quando, prima, per evitare quando, la visione. Quando andate al cinema, no? E beccate un film brutto, che ti rimane quella sensazione quando esci dalla sala... che un po' hai sprecato il tempo, un po' dici, madonna, però che brutto, non ho voglia di vedere un altro film, perché potrebbe essere un altro film brutto come questo. Vi è mai capitato, no? L'uomo del labirinto. No, io al contrario. No, io al contrario, invece, quando vedo un film brutto, soprattutto al cinema, non vedo l'ora di arrivare a casa e mettere un film che so essere bello. Sì, anche io. E così vaffanculo, mi dimentico quel però film brutto lì. Perché il discorso è che tu quel film sai che è bello perché l'hai già visto, ma quando vedi un film nuovo non lo puoi sapere, no? Quindi ti capita che vai al cinema, vai a vedere un film nuovo e hai quella paura. Sì, però attenzione, ci sono anche dei casi in cui... sta bevendo. Senti qua, cioè, il lebroso qua. Non parla. Finito. C'è anche il caso in cui vedi un film talmente brutto che poi quando guardi un altro film tu sai già che in ogni caso quel film sarà più bello di quello che hai visto prima. Perché è veramente difficile essere così brutto come quel film che hai appena visto. Un po' la paura mi rimane. A me è successo effettivamente. I Moschettieri del Re, la penultima missione. Dopo, di cui tra l'altro hai scritto la recensione trovabile su cinefex.it. Esatto. Bellissima cioè, perfino il cinepanettone di De Sica mi è sembrato Kubrick vicino a quel film. Per dire. Sono andato di proposito a vedermi il cinepanettone per vedere se effettivamente era meglio di quello. Ed era meglio di quello. Effettivamente funziona. Francamente. Che è un'attrice del film, tra l'altro. Esatto. Francamente. Esatto. Tipo Franca Rame. Come si fanno a fare film brutti? È più facile fare film brutti che fare film belli. Sì. Paolo, questo sembrava una delle massime, come si chiamava? Max Catalano. Scusa, cioè, è meglio una fetta di pane con il burro e la marmellata che un tozzo di pane secco. grazie al cazzo. Cioè, ma fallo proprio brutto. È facilissimo. Difficile. Prova a fare un film bello, è molto più probabilmente farei un film sì, bello. Quello sì. La cosa difficile è provare a fare un film brutto e ti esce un film bello. Vabbè, ma credo che siamo ancora in giro esatto. Delle banalità. Però, per chiudere la domanda, quindi, vorrei vedere un film bello, ma che non ho ancora visto. Cioè, un film nuovo, però bello. Bello. Per esempio, quando andai a vedere Mad Max Fury Road, avevo una sorta di... sentivo un profumo di capolavoro, ma per davvero. Esatto. Cioè, mi aspettavo che fosse un film bello. Il film andò oltre le mie aspettative e rimasi... cioè, estasiato. Bellissimo. E perché non ti sei ammazzato dopo averlo visto? Avrei dovuto. E invece poi ti sei visto Six Underground. Madonna, è stato uno dei più. Ma andiamo avanti. Un'altra domanda ce la fa Lucky GS. Un film orribile visto solo per far piacere a una ragazza. I puffi due. Allora, io ne ho due. D2. Che cazzo dici? Ma veramente? Sì. Ma pensavo scherzassi. No, sul serio, ho visto al cinema i puffi 2 3D. Vabbè, io non rispondo perché penso meglio di questo. Primo era meglio. Beh, per dire. Mamma mia. La mia ragazza voleva andarla a vedere all'epoca. Ma a lei piacque? Sì, moltissimo. Quindi, vabbè, voi invece... No, a me non è capitato. No. Io sono stato fortunato. Io sicuramente sì, ma non me lo ricordo. Invece dovresti essere sincero e dirlo. No, ti giuro, non me lo ricordo. Non ci credo neanche morto. Sicuramente sarà capitato. Sì, vabbè, ma quello non era bruttissimo. Quale? Cioè, per prima mi faceva incazzare. Qualunque film di Ospite, ti immagino. No, l'ultimo, quello di cui avevo parlato. La Dea Fortuna. La Dea Fortuna.
vita meravigliosa. Esatto. Allora, io ne ho due in realtà. Ne ho uno di quando ero proprio ragazzino. Perché c'era questa che volevo. Cioè, Cosa so, volevi ma fare? no, volevo compiacerla. In che E quindi senso? siamo andati a vedere il tagliaerbe. Ah, che cazzo è il Non me lo tagliaerbe? ricordavo! No, Taglia, no, serio? ma Harry, perché non sei te la so ricordare. Non lo piccolo? sai veramente? No, Ma che perché cazzo sei è? No, non piccolo, ci sei credo, giovane. nell'erba The lawn mover. eravamo nel pieno Lawnmower dell'epoca Man. della realtà Era il primo Ah, film dove c'era effettivamente, si dai. vedeva questa sorta di novità della realtà Esatto. virtuale. Permettetemi Con, l'approfondimento. aspetta, come si chiamava Lui lui? lo vedo Ferrari. Era un attore che non No. mi ricordo, mi viene Pierce Brosnan, ma non era Pierce No, Brosnan. no, Veramente un era. scemo, veramente un film orrendo, Ma non però era così brutto. attenzione, perché Hai portato a casa il comunque in risultato? sala è partito il limone, quindi alla fine Ah, grande. Un applauso a Piero. ho C'era Pierce vinto. Ah, Brosnan. vero, allora c'era Pierce Brosnan. C'era Pierce Brosnan. Ma il cattivo era? Bravo, Jeff Foley. Jeff Che ha Foley. fatto Ha poi? fatto il tagliaerbe, poi insomma, dopo che fai un film del genere. E invece più Ha fatto recentemente, Lost, ha fatto. grazie alla Chiaki, ah, è vero che è il pilota di Lost, Sì. è Longinus, Londrinus, una roba del Però genere. praticamente, Latrinus, giustamente. fondamentalmente fu un film che divenne famoso perché era il periodo, è uscito nel 92, Eh in sì. cui c'era il rilancio della realtà virtuale, il vero Ah. primo Sì, exploit verso la massa io della non realtà volevo virtuale. sottolineare l'età, perché se uno dice che Ah, nel ai 90, limoni del grazie, ma non, 92, ne insomma. parlavano tutti i Vabbè. telegiornali, era tipo sensazionale l'uscita di questo film in cui c'erano delle scene in CGI all'interno di questa realtà virtuale. La storia era di questo tizio, un po' menomato mentale, che tramite la realtà virtuale, cioè con l'utilizzo della realtà virtuale ad opera di questo professore che faceva sperimentazioni su di lui, iniziava ad acquisire le facoltà mentali, diventava tipo super intelligente, però iniziava a tramare contro gli altri. Una sorta di thriller, però c'era questo elemento della realtà virtuale che, diciamo, era un po' lo strumento di marketing del film Eh e sì, ebbe era un il buon periodo in cui successo. c'erano, ti ricordi Teo, i caschi con le mani, i guanti Sì, per certo. toccare la mela? Uscì, è il periodo in cui uscirono le prime piattaforme di realtà virtuale da sala giochi, eccetera, ma erano terribili, erano inutilizzabili, quindi sparirono in pochi anni e costavano anche tantissimo, però il film rimase famoso. Sì, non era un bel film, No, però forse, assolutamente. cioè, Quel se poco che mi siete... ricordo, no. Allora, la storia era tratta da un racconto di Stephen King Sì. e se volete vederlo ai fini, diciamo, proprio Così, di studio, storico-culturali. può essere interessante, ma non è un bel film. Ebbe No. comunque un discreto successo, tanto che fecero anche un sequel. Sì, che E il forse è secondo meglio film, lasciar perdere. Teo? Il secondo film invece è molto più recente perché è uno dei film preferiti della Chiaki. Ah, preferiti. Ed è Sì, ce orribile. l'abbiamo anche in DVD. Ed è E me l'ha orribile. fatto vedere in DVD perché ha detto guardalo, ma mica figata, spacca. Ed è Domino. Mai Non sentito. l'ho Ah, visto. quello cosa. Ma tipo Bravo, Keira Knightley. bravissimo. Ma quello non è di Ridley Forse non è Scott. prodotto Ci sono dei nomi grossi in da mezzo. cosa, È Ridley di quello Scott. francese. Ci sono dei nomi grossi in mezzo coinvolti. Io non mi ricordo quasi niente, mi ricordo un film d'azione. Ma talmente Oliver pasticciato Stone e con Mickey Rourke. mezzo boh. No, il regista è Tony Mai Scott. neanche Ah, Tony sentito. Scott, Mai neanche esatto. sentito. Povero Tony Scott, che tra l'altro lui ha fatto dei filmoni nella sua carriera. Vabbè, Sì, però quello ragazzi, cioè direi. io boh. Poi magari io la critica adora Domino No. tutti. Ah, ecco, No. perfetto. Mi sarebbe Everyone. risultato un po' Direi di strano. no, E direi di niente, no. io me lo sono visto e ho anche dovuto. Tra l'altro, la Chiaki non lo sa, quindi chissà se mai saprà e mai sentirà queste mie parole. Stai rischiando Ma il ne tuo parleremo nella posta del cuore di Domino anche Stefano. no. Esatto. Rispondo al volo subitissimo, scusami, a il dottore che mi chiede cosa ne pensi di Mulholland Drive di Lynch. Cioè, adesso, io Vabbè, mo veramente. deve schifo. No, E certo. certo, Teo sta ma che facendo vedere in cazzo! live il suo tatuaggio di Mulholland E Drive vedi per tu, chissà cosa ne farlo. penso. Voi due l'avete detto i filmacci? No, te e Pietro l'hai Sì, detto. no, Lui sì, non ne non ha, ne lui non ho. ne Tu sei ha. uno stoico, Adesso riesco sempre a uno. gestirmi le uscite femminili Ma al nel senso cinema. che riesci poi alla fine a quagliare pur senza cedere, oppure No, non cedi e non quagli? riesco ad andare al cinema, andando Per a conto vedere, tuo. e anche, ma andando evitando le possibili cagate. Ok, E poi però, bravo.
Ok, sì, quindi, no, quello sì. Hai appena affermato che Terminator Dark Fate non è una cagata. Bravo, bravo, apprezzo. Andiamo avanti. Possono influire le idee dell'addetto al montaggio sulla regia di un film? La domanda ce la fa Santo Le Bon. E la domanda è interessante. Mi faccio chi è l'addetto al montaggio? Il montatore. Santo, il montatore si chiama montatore. L'addetto al montaggio è un addetto al montaggio, si chiama montatore. La risposta è sì, assolutamente sì, perché comunque il montatore ha un ruolo anche creativo del film, nell'arco della post-produzione del film, e si dice che il montaggio sia la terza scrittura del film. Il film viene scritto 3 volte, si dice in gergo. Quando viene scritto, è scritta la sceneggiatura, quando si gira, perché vengono fatte un sacco di modifiche, la terza e ultima scrittura viene fatta al montaggio, perché si possono prendere anche libertà di alterare la linea temporale del film, oppure di cambiare delle battute, di cambiarne l'ordine, di accorciarle, di implementarle, di ridoppiare delle parti dove non si vede la bocca del protagonista, di un attore, per cambiare le parole che dice. Si possono fare un sacco di cose, inserire flashback, si può dare proprio una totale, completa altra struttura al film rispetto a come era stato pensato. Perché... Ma prendiamo il finale e mettiamolo all'inizio. Esattamente, cioè basta quello e ti cambia un sacco di roba. Film molto famosi sono stati alterati in maniera pesantissima in montaggio, tra i quali, per esempio, Guerra Stellare del 77. Ma ne abbiamo parlato in passato. Per dire, quindi... due incredibili e strenui difensori del montaggio cinematografico, come... che tra l'altro, se tu ci fai caso alla fine, e io non mi sento tanto distante da questa posizione, in molti definiscono il montaggio come la vera e unica caratteristica del cinema rispetto alle altre arti. È proprio vero, cioè, perché... Perché comunque, se ci pensi, pittura, letteratura, musica, nel cinema c'è tutto questo, ma fanno parte anche di altre arti. Il montaggio è solo esquisitamente del cinema. Secondo me no, secondo me il montaggio fa parte anche della letteratura, mi spiego meglio. Se ci fate caso, in inglese montaggio è editing. Sì. E l'editing è anche la modifica di un testo. Se tu prendi e scrivi un testo e poi inizi puoi benissimo tagliare via dei pezzi dopo che li hai scritti, spostarli, anticipare un capitolo, un paragrafo, puoi fare, cioè questo lavoro viene costantemente fatto anche dagli scrittori. Sento un po' rumore di unghie su di me. Un pochino anch'io. Beh, per esempio, io sono, in realtà sono abbastanza d'accordo con Paolo, stranamente. Attenzione. Non su Dark Fate. Perché stranamente? No. Io ti voglio bene dietro, questo stranamente è un po' un rosica. No, in realtà, per esempio, penso al discorso del teatro. Quando viene chiesto di fare delle riprese a uno spettacolo teatrale e poi viene montato facendo magari dei primi piani, eccetera, secondo me tu stravolgi quello che è un'opera teatrale, perché chi fa il montaggio di un'opera teatrale, anche se non c'è nessun ellissi temporale, sceglie arbitrariamente chi inquadrare, cosa inquadrare, mentre il teatro prevede che tu, da spettatore live, fai tu il tuo montaggio, scegli tu cosa guardare. Quindi lì c'è una grande differenza sul cinema e il teatro. Quindi quello che dice Teo sul discorso che è una vera prerogativa del cinema, secondo me c'è la conferma anche in questa cosa qua. Tra l'altro, cioè, lo dicevano due stronzi come Eisenstein e Tarkovsky, non è che lo dico io, no. Cioè, io ho riportato una quindi delle tesi. Quindi se provate tesi... a pensare a vedere uno spettacolo teatrale o anche la lirica in DVD, secondo me perdi tantissimo, perché tu segui quello che ha scelto, chi ha montato, cosa guardare, mentre è un altro tipo di fruizione quello del teatro. Viene a mancare la parte interattiva. In realtà, vabbè, lì in quel caso scegli di vedi non chi tanto chi l'ha montato, ma chi proprio l'ha scritto diretto dall'inizio. Sì. A me è capitato di fare delle opere alla Scala come operatore. Ti fai un mazzo, sono delle cose splendide da fare, devo dire la verità, però ti fai un mazzo della Madonna, perché devi vederti l'opera, poi te la rivedi un'altra volta e capisci dalla tua camera, cominci a proporre al regista che cosa puoi fare, cosa non puoi fare, poi il regista allora ti chiede, non ti chiede, e come lo fa con te lo fa all'altra dozzina di camere che ha. Poi si riguarda l'opera e si prova a mettere insieme le proposte che sono venute fuori e si registra una barra così di base. Poi si rivede quello che hai registrato, così vedi se
va bene oppure no, quindi poi si ritorna in camera e si rivede l'opera. Ma tra l'altro è un lavoro, noi parliamo di cinema, sì, però è un adattamento alla fine televisivo, sì, un'opera. Esatto, esatto, infatti noi parliamo qua di cinema, cioè consigliamo anche di andare tanto a teatro, perché secondo me non l'abbiamo mai detto, però effettivamente sì, andare a teatro perché cioè è un'esperienza diversa, ma altrettanto se non più appagante. Perché no, perché noi siamo abituati amando il cinema, andiamo meno a teatro, però l'esperienza veramente del teatro, del live, del sapere che quegli attori sono esattamente in quel momento lì per te a recitare, è una cosa fantastica. No, io dico la verità, al cinema mi emoziono, ma non sempre, deve essere un bel film per emozionarmi. Tutte le volte che sono andato a teatro invece mi sono emozionato sempre. Non so se è perché sono particolarmente empatico. Ma perché hai gli attori lì, sì, presenti, live, che recitano per te in quell'esatto momento. Cioè il film, l'opera sta succedendo in quel momento lì. Connessione emotiva che si viene a creare secondo me è più potente, sì, molto più potente. Scusate, ma in tutto ciò io sto vedendo la faccia del Tribuzio che non riesco a decifrare. Mi sto addormentando. Non capivo se eri d'accordo oppure no. No, oggi no, in realtà. Cosa avrà bevuto il nostro Enrico? Whisky? Vabbè, l'ho detto prima comunque. L'hai detto? Sbagliato, l'ho spoilerato. Sì, ti sei distratto perché stavi bevendo. Oggi proprio. Allora, guarda, per me è il numero uno. Mamma mia. Dai, in tre. Allora, qui, va bene. Quindi abbiamo finito le domandonine. Dal pubblico live degli omuncoli abbiamo delle domande? No. Oddio, fin troppe. Troppe non vanno bene. No, aspetta, fammi vedere. Scorri a caso. Corro a caso. Teo, cosa ne pensi della favorita? Ma perché Teo? Siamo qua in quattro. Cosa ne pensi della favorita di Lantimos? Puntata ne hai già parlato? Non mi ricordo, ma ne abbiamo già parlato. Forse in quella degli Oscar dell'anno scorso. Ok, quindi digli. Vai, una puntata degli Oscar dell'anno scorso. Diglielo, stai dicendo tu. Diglielo. Vabbè. Allora, andiamo alle news, ragazzi. Aspetta. Mi leggi il time code qua della registrazione, perché io non riesco ad alzarmi adesso. La registrazione punta 33 minuti. 33 10. Minuti e però 10. Voi che ci ascoltate sarà un po' meno, allora, perché prima scaletta. Di iniziare a parlare, a fare la registrazione, abbiamo detto delle cazzate che non verranno messe nel podcast perché non ve le meritate, nel senso positivo del termine. Vi meritate solo il meglio. Ma andiamo alle news. Teo vuole sapere il time code perché si segna, diciamo, i nostri fatevi un favore, anche se non l'abbiamo, e anche la scaletta perché poi avrete tutte le indicazioni, la favorita, guardatelo la favorita, sì, comunque il tipo subito, fatevi una favorita a questo punto. Molto bello, troverete tutte le indicazioni o quasi, quando ce le ricordiamo, nell'articolo del podcast sul sito Cinefacoltà. Tra l'altro un giorno parleremo di Lantimos, che ha plagiato il cortometraggio di un mio amico. È vero. Comunque ci tenevo a dire che voi che ascoltate il podcast ad esempio su Spotify e avete la notifica e lo andate subito ad ascoltare appena esce, magari dopo l'ascolto volete ritrovare i titoli di cui abbiamo parlato, andate su cinefax.it, sezione podcast, trovate l'articolo del podcast che avete ascoltato e se siete fortunati ci sarà la lista. Dico se siete fortunati perché cerchiamo di farlo sempre, ma non sempre è possibile. Sì, diciamo che questo plurale è un po' gratuito. Ecco, grazie. Gli amministratori del sito. Esattamente. Sì. Gli admin. Dunque, questo è molto interessante. Cominciamo su... No, ho finito, perché sennò... stasera potevamo fare una cosa. Il drinking game. Ogni interessante e vediamo. Era finiamo ubriachi. Ma l'ho detto una volta... Cioè, datemi un minimo almeno di volte che lo posso dire. Due. Due, ok, una l'ho consumata. Allora, a maggio arriverà un nuovo show di Netflix, una nuova serie, che si intitolerà Hollywood. E sarà una nuova serie di Ryan Murphy, ok? Sarà ambientata nell'Hollywood del dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e seguirà la storia di un gruppo di giovani aspiranti attori. Ma dai, pensavo fosse ambientato, non lo so, così, a Seattle per seguire una storia delle sarte. È ambientata a Tinseltown. A Tinseltown. Sai cos'è Tinseltown? No. È un altro modo per chiamare Hollywood. Ah, va è bene. Un nickname di Hollywood. La città dello sbrilluccichio, delle
No, no, perché io non lo sapevo questa cosa qui, una grave mancanza, perché effettivamente... Neanch'io, modo... infatti è la prima volta che la sento. Nell'articolo, io ho trovato questo articolo in inglese, c'era scritto Teens of Town, ho detto, ma cos'è un quartiere di una zona di Hollywood? No, è proprio Hollywood. È tipo quando vedi negli articoli di cronaca dei giornali locali, tipo invece di ospedale scrivono nosocomio. E questo più o meno la stessa è vero, cosa. Ok, certo. Più o meno. Teens of Town, invece quante cose che si imparano con il tribuzio? Cioè, Madonna, no, beh, subito. Allora, Ryan Murphy è un bravo autore. Sì, c'ha le sue ossessioncine, le sue maniachine. Beh, diciamo che Ryan Murphy è, diciamo, la mente dietro ad American Horror Story, per dirne una. E a Glee... Non solo. Glee non so. Aspettavo la tua reazione, Glee, esatto. Glee. Posso ammettere una cosa? Cosa? Io ho visto con tanto trasporto e tanta passione le prime due stagioni di Glee. Ti posso dire una cosa? Oh, mi piaceva di brutto. Oh, incredibile, giura! Più giovine. Beh, anche io, per forza. Io mi ricordo solo lei, grandissima. La protagonista. Lynch. No, ah, no, cazzo, l'insegnante di educazione fisica, sì, Jane Lynch. Eccezionale, sì, assolutamente. Che poi la doppiatrice del videogioco, della bionda del videogioco, quello tipo Call of Duty, che si vede in film Pixar, quello dove vanno dentro in Ralph spacca tutto. Esatto. Poi ha fatto anche Pose. Ma chi? Jane Lynch? No, Ryan Murphy. Ryan Murphy. Ah, ok. Io però ero fan di Nip and Tuck. Ah, è vero, è vero. Lo trovavo veramente geniale. È vero. Anticipatrice, anticipatore. Anticipatore di? E della società di oggi, secondo me, su certe cose. Beh, è vero. Comunque, quindi, insomma, se Ryan Murphy per Netflix, potrei dire quella parola, ma non la dico. Bravo. Io direi, invece, di lanciare il teaserino velocissimo della news successiva e darmi la possibilità di salutare gli omuncoli e le donnuncole di Instagram, perché è veramente troppo tempo ormai che stanno vedendo questa live. Noi stiamo quindi ascoltando il podcast. La cosa ci frega di questi omuncoli? Niente, cosa, però tu, di cosa parleremo adesso? Di cosa adesso parleremo parlare? Di Peninsula, che è un film coreano, ma è importante perché è il sequel di un film coreano molto molto famoso. Non dirmi che è di Train to Busan. Oh yes. È ambientato nello stesso mondo, ma non è proprio un sequel. È più qualcosa di buono. Saluto. Cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Tra l'altro, scusami, Train to Busan, dove, insomma, ricordiamo, fatevi un favore, recuperatevi Train to Busan, perché è un film che parla di un'infezione incredibile. Ah, film adatto oggi. Allora, io... Perché adatto oggi? Che cosa succede? Al giorno d'oggi. Ma no, capisco. Io devo andare in treno tra...